Care amiche ed amici, qui il vostro Santen Chan in un'altra trasmissione radio. Ieri ho caricato nel mio canale di YouTube Santen Chan un video nel quale espongo le mie riflessioni dopo aver visto la scena nella quale Marco Travaglio lascia lo studio del programma dopo che è stato aggredito da Michele Santoro. Io premetto che non seguo molto Marco Travaglio e Michele Santoro da quando non li trasmettono più nella Rai perché si fa problematico per me seguire più di 2 ore di programmazione delle loro trasmissioni in internet. Ho seguito molto fin dagli anni 90 Michele Santoro e Marco Travaglio e mi spiace per quello che è successo fra di loro. Però io penso che la ragione l'abbia Marco Travaglio, perché è stato aggredito da Michele Santoro in una forma molto veemente. Io vedevo che ogni tanto Michele Santoro lo azzittiva a Marco Travaglio nei programmi precedenti trasmessi dalla Rai, ma lo faceva in una forma un po' bufarda, un po' bonaria, che sembravano messi d'accordo fra di loro per interrompersi, per fare come il poliziotto buono ed il poliziotto cattivo. Però adesso invece ho visto che no, che c'era molta veemenza e violenza nell'aggressione di Michele Santoro. Mi spiace perché Michele Santoro è un bravo giornalista, come lo è Marco Travaglio. Li seguo tutti e due, però mi spiace per Santoro, ma questa volta si deve scusare. Poi anch'io, se fossi stato in Marco Travaglio, me ne sarei alzato ed andato, per non aggredirlo, per non fare uno spettacolo gratuito. Però adesso le cose dovranno cambiare, non so se continueranno a lavorare insieme. Io dei due, quello che più probabilmente seguirò in internet sarà Marco Travaglio, anche perché fa dei buoni video, tanto per il canale di YouTube di Beppe Grillo, come per conto suo nella redazione del Fatto Quotidiano. Non ho ragione per credere che non sia un buon giornalista Michele Santoro, per carità, è stato molto bravo in molte trasmissioni che ha condotto, però ecco, lo sgarro che gli ha fatto a Marco Travaglio non glielo perdonerei facilmente, è una macchia che inficia la sua carriera professionale. Comunque mi spiace perché due grandi giornalisti così che vengano a cozzarsi in diretta è una scena che non avremmo mai voluto vedere. E quindi faccio questo programma radiofonico in diretta, chissà quanti mi seguiranno, per dire proprio che è intollerabile che ci siano questi diverbi, queste confrontazioni, queste corse fra grandi giornalisti italiani, gli unici che danno un'informazione obiettiva. Ma dopo la sfuriata di Santoro mi sembra che non si è rivelato tanto obiettivo, perché forse voleva semplicemente che il politico di turno finisse la propria relazione, la propria esposizione, ma raccontava balle. Quindi io sto con Marco Travaglio. D'altra parte so che Marco Travaglio ha un canale in SoundCloud, non so se ce l'abbia in Spreaker, e io gli ho mandato innumerevoli messaggi e video di YouTube a Marco Travaglio, però non mi ha mai risposto, forse non c'aveva tempo, forse adesso il tempo lo trova, che è un po' disoccupato dalla sete, e dicendogli che se volevo un collaboratore per il Fatto Quotidiano lo trovava in me, e poi che io mi presentavo come il capitano della nave, che non ha capitano, che lui ne ha parlato in un video. Beh, come dire, io sono disponibilissimo a lavorare per il Fatto Quotidiano come cronista, come inviato speciale dall'estero, e dica un po' lui, allora. Questa è stata la mia riflessione del giorno. È un peccato che due grandi giornalisti bisticcino in televisione, lavino i loro panni sporchi, perché mi sembra che è un conflitto che viene trascinandosi da anni. Se no non si spiega la furia e la veemenza demente col quale Santoro ha osato aggredire Marco Travaglio. L'ha proprio strillato di urto e non è un qualche cosa circostanziale al programma. Per me è qualche scheletro che hanno nell'armadio loro due. E si sarebbe presentata un'altra occasione per fronteggiarsi. Comunque io ho espresso in un video quello che provavo,
ieri, e quindi vi invito a tutte e tutti voi di guardarlo. Qua troverete nella descrizione del canale il mio link di YouTube. Vi ringrazio per seguirmi in Spreaker. E poi magari più in là farò un programma, adesso devo andare a pranzare. Chissà che cosa state facendo voi in questo momento. Qui sono le 13:17, sono da 5 minuti e mezzo che trasmetto, ma là dovrebbero essere le 18:17, quindi forse state portando i bambini a scuola, al ginnasio, alla palestra, forse state ritornando dal lavoro. Forse state andando al lavoro, forse andrete voi in un centro di salute, di ginnastica, forse siete disoccupati o state per preparare la cena. Mi piacerebbe sapere qualcosa del mio pubblico. Mandatemi dei radiomessaggi e dei videomessaggi nel mio canale di YouTube. Adesso vi lascio perché vado a pranzare. Pubblicherò le mie attualizzazioni di gastronomia casereccia, i miei tutorial, nel mio profilo di Instagram. Cercatemi in Instagram come Sant'Enchan. Addio, arrivederci. Cercatemi in internet come Sant'Enchan, in Instagram e in YouTube. Arrivederci e grazie di seguirmi.